Salve ragazzi, eccoci qua, nuova puntata del Diario dei Bonsaisti. Oggi l'argomento sarà TNT o Pluriball, quindi un argomento di cui ne abbiamo molto parlato anche nelle live con Davide. E oggi abbiamo deciso di farvi vedere come si fa, visto che comunque ci avete scritto in privato in tanti chiedendo appunto un video di chiarimento sulla messa in opera del TNT o del Pluriball. Come potete vedere qui abbiamo il TNT, quindi incominciamo con questo. Prima cosa da fare è valutare innanzitutto il vaso com'è, quanto è grosso, quindi tagliare un pezzo di TNT. Io l'ho già tagliato prima, mi sono portato avanti con i lavori. Prendo, piego, lo faccio così, ok? Poi abbiamo visto che qua ce ne sta ancora la metà, si prende così, si gira tutto intorno al vaso, ok? E qua, come potete vedere, comunque qua se vai a chiudere non abbiamo il rischio che geli questa parte sopra del terreno, ma quello che interessa a noi comunque in questo caso è proteggere il vaso, perché raffreddandosi delle radici magari sono qua vicine e quindi prendono una gelata. E ricordiamo comunque che il TNT non è un rimedio contro le gelate, diciamo tra virgolette, prolungate. Funge solo da protettivo in caso di brina, che poi di notte gela, e quindi ci troveremo con tutto il panetto radicale gelato, tutta questa parte sopra gelata, quella brina gelata che può danneggiare anche le radici che sono in superficie. Un'altra cosa che si può fare col TNT invece, se abbiamo delle gelate prolungate su piante, non sulle conifere, perché sulle conifere grandi problemi di temperature non ce ne sono, sopportano molto bene il freddo, la gelata e quant'altro. Quello che si può fare comunque, se abbiamo delle piante in serra o fuori dalla serra che patiscono un po' il gelo, ecco, si può fare così, cioè coprire la chioma. Quindi di conseguenza cosa succede? Questo qua è un tessuto che respira, però non ti fa gelare la vegetazione. La vegetazione o anche il panetto radicale e il vaso. Quindi si può utilizzare anche in questo modo, avvolgere la chioma con il TNT. Passiamo a un altro argomento, che è il Pluriball. Questo è un pezzo di Pluriball. Calcoliamo sempre quant'è l'altezza. Una cosa che si può dire su questo, che a differenza del TNT, questo qua è veramente un isolante. Quindi anche se le temperature vanno a meno 5, questo qua ci garantisce una protezione idonea, sufficiente a non far, diciamo, soffrire la pianta. La va a proteggere al 100%. Non gelerà mai con il Pluriball, il panetto radicale. In linea di massima questo è l'avvolgimento che si va a fare. Adesso non state a vedere come l'ho fatto io, era per farvi vedere più o meno come si fa. Considerate che tutta questa sporgenza non ci deve essere, cioè deve essere un foglio molto più sottile, perché è veramente un isolante termico, così rischiamo di scaldare il vaso e basta. No, vabbè, a parte gli scherzi, comunque andrà fatto un lavoro fatto meglio, un po' più di fino, però comunque questo che si fa. Spero che di aver chiarito qualche vostro dubbio a riguardo. Video, un video molto veloce, easy. Poi ci sarà la parte teorica di Davide, ovviamente, come sempre. Alla prossima, ci vediamo in live. Amate la natura, un bacio ai bimbi. Andremo a fare